Benvenuti, benvenuti tutti quanti sul canale. Io sono Ornella del canale Selvaggia Bellezza e oggi vediamo insieme che cosa ho acquistato. Piccolo haul da Sephora, di una cosa che veramente avrei voluto prendere già da tempo, ma vediamo di che cosa si tratta. Intanto benvenuti tutti quanti, i vecchi e i nuovi iscritti. Io sono sempre felice per tutte le nuove persone arrivate, ma anche per quelle che mi seguono sempre con grande affetto. Saluto tutti intanto. Allora, chi non fosse ancora iscritto può iscriversi se volesse. Se volesse, nessuno vi obbliga. Andiamo a vedere. Allora, questa volta, per la prima volta, mi hanno dato un po' più di campioncini. A volte ci sono delle commesse, come questa che mi ha servito, che la ringrazio. È veramente che ti osservano e sembra quasi che a volte ti leggano nella mente, quasi come dire mi piacerebbe provare, e arrivano prima loro a darti il campioncino. Capita raramente, ma capita. Allora, arrivo da una dermatite, quindi avevo la pelle molto secca quel giorno, anche il fondotinta non riuscivo a coprirmi dove avevo le zone dermatitiche, quindi una che non lo sa vede queste cose come pelle secca, ma in realtà era solo dermatite. Comunque mi ha dato un prodotto della Clarisse, adesso ve lo faccio vedere, questo è un nuovo uscito. Questo qui che è praticamente una maschera per gli occhi, una maschera per gli occhi. Oggi tra l'altro una giornata di nuovo un po' nuvolosa, cioè il 25 aprile, si chiama Total Ace Hydrat ed è fantastica, l'ho già provata, ha un sacco di estratti, tra cui questo brand perfetto per chi soffre di dermatiti. E mi piace molto abbinarla alla mia maschera LED, quella per gli occhi. E praticamente questo prodotto, vabbè, lui è da 5 mg, però poi la full size è da 20. Praticamente è fatto così, è appunto questo estratto. Ve ne parlerò perché questo lo voglio poi acquistare. Veramente ottimo. Poi, sempre a proposito degli occhi, era da tanto che volevo provare questa crema. Della Dr. Hills, della Hills, eccola qua, ve la metto così. È praticamente una crema all'avocado. È una crema all'avocado ed è appunto verde ed è molto molto idratante, va proprio bene per il contorno occhi. Adesso non la apro, non ve la voglio far vedere. Ma ne parleremo poi per dirvi come mi sarò trovata. Questa ne parla sempre Ambra Razza, molte volte l'ha fatta vedere quando fai video sui contorno occhi ed è una maschera veramente idratante. Poi ho voluto prendere, l'avevo già provata, mi era piaciuta, con l'estratto di cocco e acido ianuronico questa maschera. Mi piacciono molto perché sono per pelli delicate, sono ben imbevute. E mi piace, io riesco a usarle anche più volte con 95% di ingredienti naturali. Questa è la nuova versione e mi piace. Poi è anche bella larga, quindi prende bene, la faccia. Allora, intanto vi dico con cosa ho eseguito il mio trucco. Questa volta ho utilizzato la palette di Chiara Ferragni, che devo sempre provare con voi, ma la sto usando. Che è appunto la nuova uscita, l'Extreme Pink, e mi piace molto perché si riesce proprio a sfumare molto bene, è molto veloce, i colori sono molto pigmentati e sono facili da sfumare, quindi questa è proprio quella nuova. L'unica cosa che vi posso dire è che poi andremo a provarla, molto belli i punti luce, però ci va della colla per i glitter, perché appunto rimangono molto più. Mi piacerebbe provare quel prodotto di Never, voi l'avete già provato, quello proprio che si mette come base, che intensifica proprio gli ombretti. Poi,
Finalmente arriviamo alla ciccia, per così dire. Questa ce la conta, ce la conta. Però appunto anche oggi che è festa, avevo voglia di stare un po' con voi, ho detto faccio un piccolo haul, così appunto da rimanere un po' sul canale e poi per i video un po' più impegnativi voi sapete che. Allora, mi hanno dato di questo marchio Eisenberg Paris, un fondotinta correttivo invisibile. Che per così dire questo, e poi un siero sempre dello stesso marchio per gli occhi. Va bene, andremo poi a provare tutto. Allora, eccola qui. Tanto che la volevo, Too Faced Italian Spritz, ed è appunto questa palette uscita per l'estate con questi colori sgargianti, primario, bellissimo, questi colori con questo spritz, con questi colori che vanno dall'arancione. Questo è il pack primario, pack secondario sempre uguale, ma qua parliamo di latte. Molto bello, alluminio latta molto leggero. Guardate anche con questi bicchieri in rilievo, queste bollicine in rilievo. Mi piace molto, mi è piaciuta moltissimo. Andiamo a vederla in tutta la sua meraviglia. Eccola qui, eccola qua. Quindi ha questi colori che vanno dall'arancione, ci sono questi matte, adesso andiamo a swatchare qualcosa, mi è piaciuta moltissimo. Andiamo a vederla alla luce naturale, eccola qua, ve la faccio vedere in tutta la sua bellezza, eccola qui. Guardate, questa è proprio la sua bellezza al naturale e andiamo a swatcharla. Allora, tanto gli arancioni sono veramente belli, guardate lo specchio, stupendo, eh? Stupendo, veramente. Andiamo a swatcharla. Allora, io swatcherei il primo matte. Il secondo, ciao bellini. Se vi fa piacere, andiamo a provarla insieme. Guardate, vi tengo la luce così, così li vediamo al naturale. Andiamo a vederli. Guardate, i matte sono molto scriventi. Poi, curiosa di questo azzurro, andiamo a swatcharlo. E lo mettiamo qui. Guardate che bello. Curiosa anche di questo rosa. Bello. Belli questi colori. Sì, direi che sono strepitosi. Molto molto carini. Che ne dite? Andiamo a provarla in questi giorni. Allora, adesso vi faccio vedere ancora qualcosetta che ho preso, questa palette Too Faced. Tanto ha un buonissimo odore di arancio, quindi e andiamo poi a vederla insieme. Voglio dirvi il fondotinta che ho utilizzato perché vi ho detto la palette che ho utilizzato, che sto utilizzando in questi giorni, che avevo preso sempre da Sephora, è il Touch Eclat L'Etain di Saint Laurent, che è per così dire lui. Se non mi cade qualcosa, non sono io. Io ce l'ho nella colorazione Ambra 60, è leggermente scuro, ma adesso che mi sto un pochettino, sto lavorando all'aperto, direi che è molto bella la sensazione di questo fondotinta che ho fissato con la cipria di Charlotte Tilbury, mi piace tantissimo, lascia questa luminosità e
niente, lui ve lo consiglio. Faremo una full face dove andremo ad utilizzarlo. Mi hanno dato il campioncino di Iris Absolute dell'Ancom, l'ultimo uscito, per così dire, questa profumazione della V&Bell Classica con un'aggiunta di un Iris imperiale, quindi un Iris veramente molto talcato, molto forte, ha la connotazione della V&Bell, quella classica, ma ha questa nota di iris che vi consiglio, è molto persistente, lo sto provando in questi giorni, mi piacerebbe averlo ed è veramente un floreale talcato che però secondo me è molto intenso e si accosta molto all'originale, ma ha un non so che di quel dolce dell'iris molto elegante. Quindi profumo che mi piacerebbe magari acquistare per testarlo, ma comunque veramente molto buono, uno degli ultimi usciti. Vi aspetto quindi per provare questa meravigliosa Italian della Too Faced Spritz e andremo a fare un bel look, così proviamo anche il fondotinta e le ultime cose che ho acquistato. E quindi vi aspetto, nel frattempo ci sarà anche un haul di Shein dove vi farò vedere la parte di abbigliamento. Quindi a prestissimo, vi mando un enorme bacio a tutti quanti da Mella.